Ok, cominciamo. Questo video comincia con una domanda, che è: le tartarughe soffrono la solitudine? Beh, diciamo che una risposta a questa domanda non c'è, non c'è mai stata probabilmente. E di sicuro questo video non è la risposta. Questo video può essere un ottimo spunto per capire che non per forza ciò che leggiamo è così in ogni caso. Le tartarughe sono animali ed ogni tartaruga può avere un comportamento a sé. La solitudine può effettivamente portare un beneficio. Altre volte invece può aiutare la tartaruga ad essere più attiva. In questo video scopriamo che cos'è successo con Hope e quali sono stati i vantaggi del non farla più sentire da sola. Ok, però ora ragazzi, accendete la luce perché qui è buio. Ragazzi? Ehi ragazzi! Ragazzi, è buio qui? Facciamo partire il video? Ah, ecco, sta cominciando. Ok, buona visione. Hey, benvenuti allo show. C'è una cosa che tendo sempre a ripetervi, che è l'unico modo per cercare di capire al meglio la vostra tartaruga ed in generale il vostro animale è osservarla. Infatti, in questo modo potrete capire che tipo di carattere ha la vostra tartaruga, come interagisce con altri animali simili e cosa fa all'interno del suo ambiente, capire se sta bene e se non sta bene. Che cosa fa quindi una tartarughina piccola e minuscola come Hope nel momento in cui viene inserita in un acquario più grande rispetto a quello in cui ha vissuto fino ad adesso, in cui ci sono delle altre tartarughe che hanno già formato una specie di gruppo o famiglia e di conseguenza che si conoscono già? E dall'altra parte, che cosa fanno le altre tartarughe verso questa tartarughina minuscola? Lo scopriamo oggi. Le tartarughe sono animali territoriali, ma sono animali solitari? Questa è una domanda che mi sono fatto spesso e una delle risposte a cui in realtà sono arrivato è che, per quanto riguarda per esempio le Graptemis, riescono in qualche modo a riconoscere le proprie simili. E a me sembra, per quello che io ho provato, le loro condizioni fisiche migliorino nel momento in cui ci sono più tartarughine. Una delle cose che penso è che le altre tartarughe, seppur sono molto più grandi rispetto a Hope, che come vedete si è già lanciata, per esempio avranno per un minimo paura e di conseguenza resteranno tutte compatte e tutte insieme in un angolino, che è esattamente quello che stanno facendo, mentre la piccola Hope inizierà ad esplorare. Come vedete sta già girando. Una delle cose che poi molto spesso, quasi sempre accade, è che le tartarughe inizino a, tra virgolette, annusare la nuova arrivata, così come mordicchiare la nuova arrivata. Questa è una cosa normalissima ed è una domanda che mi fate spessissimo: come mai le mie tartarughe si morsicano? Molto spesso è semplicemente perché, se sono baby, vogliono proprio capire chi è che hanno intorno. Guardate quello che succede. Hope è qui ed è una tartarughina grande così, e invece tartarughe come Houston, come America, come Dakota, che sono 5-6 volte più grandi di Hope, sono tutte lì sotto ed è impressionante. E questa è una cosa splendida secondo me, perché ci aiuta a capire cosa succede effettivamente nella testa, tra virgolette, delle tartarughe. Eccola, eccola, ecco America. Gli è praticamente da parte, sembra che non l'abbia nemmeno vista. Sono tra lo spaventato e l'incuriosito, come vedete. Sono tutte insieme. E questo è quello che vi dicevo prima. Una cosa che ho notato in queste tartarughe, in queste Graptemis, è che tendono a, tra virgolette, fare gruppo. Per quanto molto spesso si dica che le tartarughe adorano stare da sole, in realtà, per quello che io ho potuto notare, ho potuto vedere, insieme, quando sono messe insieme, tra virgolette, si sentono meglio, riescono a muoversi di più, riescono ad interagire di più. Guardate come le tartarughe più grandi rimangono sul fondo. Sono curioso di vedere che cosa succederà. Come vedete, sono tutti raggruppati, perché guardate, guardate come stanno facendo. Vedete? Penso che questo sia un video molto importante, perché vi può far capire come, quantomeno le Graptemis, ma in generale un po' tutte le tartarughe, ma specialmente con le Graptemis, l'ho visto, si adattano alle nuove situazioni e si adattano a una nuova tartarughina che viene inserita all'interno del loro ambiente. Molte persone pensano che le tartarughe siano degli animali stupidissimi. In realtà non è assolutamente niente di tutto questo. Ci pensate, le tartarughe sono gli unici animali che da milioni e milioni di anni sono riusciti ad adattarsi ad ogni situazione e ad essere questo che vedete adesso. Ok, è bastato solo qualche minuto e adesso
sembra che si stanno abituando a stare insieme. America è sull'isolotto insieme a Hope. Houston, come vedete, ancora è un po' spaventato e non si avvicina. Eccolo qui. Guardate Houston quanto è grande rispetto a Hope. Ecco la prima delle sorprese. Hope non solo nuota, ma va anche sul fondo. Tenete conto che in questo acquario in altezza ci sono all'incirca 50 cm d'acqua e Hope inizialmente non si immergeva nemmeno nei suoi 10 cm. Ora invece è 50 cm d'acqua sotto. Nessuna delle altre tartarughe ha provato a morsicarla. È stata proprio lei ieri sera ad arrampicarsi sopra tutte le altre tartarughe per arrivare al punto più alto della lampada. Ed ecco l'importanza di questo video ed ecco perché ho voluto fare questo video. Perché molto spesso mi chiedete: posso mettere più tartarughe insieme? Cosa succede se metto una tartaruga baby con tartarughe più grandi? Cerchiamo di capirlo. Vediamo se mettere insieme delle tartarughe può affliggere in modo negativo la tartaruga e le altre tartarughe, quindi l'ecosistema, oppure ne giovano in modo positivo. Ovviamente questa non sarà la risposta a qualsiasi situazione, ma può essere un modo e uno spunto su cui riflettere anche per le vostre situazioni. Nel frattempo io continuo a guardare la piccola Hope che da solitaria e smorta nel suo acquarietto invece si è ripresa, inizia a nuotare, inizia a essere più combattiva, inizia a quasi cercare di strappare il cibo alle altre, che sono 4 volte più grandi di lei, 5 volte più grandi di lei.